tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Go. Quest'oggi, come la volta scorsa, andremo ad attivare un modulo esca in un Pokéstop per vedere che Pokémon ci verranno fuori. In questo caso siamo in Lombardia, più in particolare in camera mia, penso che l'abbiate notato. Quindi nulla, direi di non perderci in ulteriori chiacchiere. Vi ho già spiegato come funziona il tutto nel video precedente che vi lascio nelle schede. Attiviamo il nostro modulo esca e vediamo che cosa ci viene fuori a sto giro. Ora, a parte il fatto che il Pokéstop di casa mia è buggatissimo, comunque abbiamo già la prima vittima che è un Namel, quindi lo andiamo a prendere. Tra l'altro io devo completare una sfida con questo Namel. Allora, tiriamo la Pokéball a Namel. Abbiamo fatto un buon tiro, se non ho visto male. Perfetto, preso. Non so se riesco ad evolverlo, però ci proviamo. No, non riesco ad evolverlo. Peccato, perché devo evolvere un Pokémon di tipo fuoco per sbloccare una quest importante. Miau, attenzione. Miau, ce ne ho 400 di Miau, però attenzione. E mi sono dimenticato di mettere nei preferiti Namel. Allora, pigliamo Miau e poi mettiamolo nei preferiti. Andiamo a ripescare anche il buon Namel. Tra l'altro sono salito letteralmente 30 secondi fa a livello 27. E preso Miau, perfetto. Spero che non lagghi il gioco, meglio che non lagghi troppo. Nello scorso video ho laggato un pochino, forse ho sistemato con delle impostazioni, me lo auguro. Allora mettiamolo tra i preferiti e andiamo a ripigliarci anche il nostro Namel. Come vedete il Pokéstop è un po' buggato perché non sempre mi porta nella posizione giusta, però questi sono dettagli. Allora Namel, ok, perfetto, stellina e siamo a posto. Però dai, c'è Pinsir nei dintorni, magari qualcosa di figo esce. Vedete che mi è uscito dal raggio del Pokéstop, ma io sono più in là, portami cazzo. Fammi una bella cosa ragazzi, attiviamo anche a sto giro un aroma, perché ho come la netta sensazione che ci possa tornare molto utile quando ci allontaniamo dal Pokéstop. Noi nel dubbio ragazzi facciamo anche sta cosa. E infatti Wishmoor ancora mi perseguiti, incredibile. Signori, questo Pokémon mi perseguita. Lui e Zigzagoon sono il cancro di Pokémon Go e ancora una volta mi sa... Guardalo, guardalo che c'hai l'Ebola. Meno male che c'ho... Stai scherzando? Dimmi che stai scherzando. Preso, preso, ma preso davvero, perché altrimenti poi impazzisco. Spero che non debba andare a mangiare adesso, perché altrimenti impazzisco. Oh, preso Wishmoor, perfetto. Vedete ragazzi, la Roma ha avuto un grande effetto, perché qua si bugga tutto, quindi cammino e quindi la Roma funziona meglio, è tutto buggato, perfetto. Stellina e a casa. Spill, ok, non si capisce perché, ma c'è anche Spill qua. In realtà io ho già Watering, non mi servirà molto, però Spill è un po' come che mi piace un bordello, quindi ci sta. Non fare stronzate, perfetto. Tiro con la Pokéball, ottimo. Dovrebbe entrarci, infatti, proprio. Dai, su. Bella, bello sto tumore, bellissimo. Ok, un altro tiro ottimo con la Pokéball. Vediamo se a sto giro siamo più fortunati, io mi auguro di sì. Uno, due, tre, olè. Preso anche Spill, perfetto. Siamo, credo, a 4 Pokémon catturati. E come vedete sono profondamente diversi da quelli che abbiamo trovato in Trentino. Penso di non averne trovato ancora uno che avevo trovato nella scorsa catch. Però non sono sicurissimo di quello che ho detto. Comunque dopo valuteremo. Ah no, Wishmoor, infatti ho detto una stronzata. E vi ricordo ovviamente il codice di Pokémon Go in descrizione per mandarmi l'amicizia, che se non sbaglio avete tempo fino ai 200 amici, poi dopo Pokémon Go decide che no, basta, sei troppo popolare. Allora Pinsirn se n'è andato dai Pokémon nei dintorni, quindi a parte che bestemmio, però vuol dire che Pinsirn non ci potrà più apparire. Ci poteva stare perché Pinsirn nel Pokédex non ce l'avevo. Dai, però non si può andare avanti così ragazzi. E poi la Roma dovrebbe pure funzionare meglio, perché sto camminando, anche se non è vero, però il gioco mi fa che sto camminando e quindi dovrebbero apparire più Pokémon. Però mannaggia, può che mi si è buggato e mi è finito in culandia. Ma io non abito lì, non abito lì. Guarda dove va. Porco de Dio. Sapete cosa c'è ora? Dove sta l'omino? La caserma dei carabinieri. Cosa è apparso? No, un cazzo, non è apparso. Oddio sì, Spill, dall'altra parte della strada, dove c'è la caserma dei carabinieri. Perfetto. Vai, questo lo prendiamo e lo soprannominiamo Questura. Due, non fare scherzi come lo Spill di prima. Bravo, ecco, perfetto. Vedo che mi ascoltano i poco. Oh, Spill è scappato. Oh, fermi, fermi, Galpin. Galpin mi serve perché mi devo fare Swallow. Anzi, vi dirò di più, gli lancio pure una Baccananas, perché così raddoppio le caramelle e provo ad evolverlo. Gli tiro pure una Mega Ball, lui non mi deve scappare per l'appunto. Grazie Gulpin, sempre il migliore. Allora, vediamo se riusciamo a prenderlo con una Mega Ball. Non ne sono sicuro, perché Gulpin non è così difficile, cioè non è così facile da prendere su Pokémon Go. E invece, signori, devo starmene zitto, perché Galpin l'abbiamo preso. Vediamo se riesco a farmi Swallow direttamente in live. No, non riesco, chiaramente. Grazie esistenza, speriamo che ne appaia un altro di Galpin, così almeno ci facciamo Swallow. Dai, ma non mandarmi in culoni, ma non ti puoi buggare. Ma vi sembra che mi sto muovendo secondo voi? Ma mi calcoli la rotazione terrestre? C'è un terremoto, non me ne sto accorgendo. Cast form, voi direte: grande creepy, finalmente l'hai trovato non forma sola. Invece l'ho trovato proprio oggi forma normale. Però vabbè, tiriamogli una Pokéball. Tra l'altro ragazzi, c'è questo bug su Pokémon Go delle caramelle che appaiono di fianco ai Pokémon anche se non gliele hai date. E intendevo bacche, non caramelle. E boh, non lo so, ditemi voi come risolvere questo bug. Nel mentre, preso cast form, penso di aver liberato Galpin. Penso di aver fatto una stronzata. Mi devo ricordare che ho preso un Galpin. Ok, avevo decisamente liberato Galpin. Ho rimediato dando una stellina a un altro Galpin a caso che avevo lì in squadra. Bulbasaur! Bulbasaur!
Bulbasaur! Ragazzi, io non ci credo. Bulbasaur, fermi. Fermi perché questa è storica. Mi faccio Venusaur in video. Questo mi aspettavo. Cioè, tutto mi aspettavo, ma non questo. Non riesco più neanche a articolare le parole perché sono allucinato. Io, ragazzi, stavo cercando di farmi Ivysaur da quando ho iniziato a giocare a Pokémon Go, cioè un mese fa. E riesco a farmi Venusaur all'interno di un video, incredibile. Allora, calma. Adesso, secondo i miei calcoli, dovrei avere esattamente 103 caramelle con cui potrei, a scanso di equivoci, potenziarmi addirittura una volta il mio Ivysaur, che si chiama Socrate. Non fate domande. Potenziamo Socrate e poi, ragazzi, evolviamo il nostro Socrate, che non è Ivysaur, non è un Ivysaur fortissimo, ma noi lo evolviamo. E ragazzi, in diretta e in video, e questa cosa non era assolutamente programmata, ecco a voi l'evoluzione del mio Pokémon compagno Socrate. Perfetto, Socrate, evolviti, diventa, non so, Platone. 1328, che non è tantissimo, però noi lo potenziamo un'altra volta perché sembra essere un Pokémon in grado di potenziarsi se non crashasse Pokémon Go. Niente, ho dovuto riavviare il gioco perché mi è crashato tutto. Ditemi se è normale sta cosa. Oh, sì, ci stiamo avvicinando al Pokéstop. Miracolo. Bulbasaur di nuovo, ma stai scherzando? Ma Bulbasaur di nuovo, ma io non ci credo. E questo, ma quanto è forte sto Bulbasaur? Quanto è forte sto Bulbasaur? Io che c'ho c'ho Venusaur al 1300, Bulbasaur all'804. Cioè, lo libererò perché non mi faccio un altro Venusaur. Però minchia, vaffanculo. Però devi andare a schiattare nel covo dei surgelati. Dai, guarda che tiro abortoso. Fermo, devi stare fermo. Cosa saltelli? Ma non sei Sasha Gray. Niente da fare, non sono riuscito a prenderlo. Non scappare che tu mi servi. Però, minchia, ma se mi tiri un'altra frustata ti giuro che ti... Guarda. No, no, vabbè, io cosa devo dire? Io cosa devo dire? Cioè, mi tira le frustate alle Pokéball. Stacci, stacci. Fai un altro giro. Bravissimo. No! No, guarda, ma tu non puoi essere così. Non puoi! No, guarda, no, io non ho... Non ho intenzione di credere a questa cosa. Guarda che tiro di merda anch'io. Ho finito le Ultra Ball. Ultra Ball. Ho finito le Ultra Ball. Va bene così. Ok, tiro bene con la Mega Ball. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Sono allibito. Uno, due. Guarda se riesco con la prima Mega Ball. Sono riuscito con la prima Mega Ball. Ho sprecato tutte le Ultra Ball che mi avevano dato al passaggio di livello. Io non ho parole. Clefairy. Oh, anche Clefairy mi manca. Cioè, non è che mi manca, però anche lui devo farmarlo un pochino. Ci sta. Perfetto. Ok, ho trovato due Pokémon nell'arco di 2 minuti. Impressionanti. Tra l'altro, Clefairy non l'avevo mai trovato nella mia zona. L'avevo solo trovato in Trentino un paio di volte. Quindi sono stupito di Clefairy. Vi dirò. Vai, vai. Ok, perfetto. Lui easy. Non gli ho usato la caramella perché comunque non ho necessità di farmare così tanto. Chikorita, pieno di starter. Pieno di starter. Ora ho anche Meganium, quindi Chikorita mi serve relativamente. Tra l'altro Meganium debole, quindi a meno che io non nerdi per i prossimi 5 anni non me lo rifarò un altro Meganium. Non ci penso nemmeno. Però Chikorita ci può stare. Prendiamolo. Ragazzi, questo episodio qua è pieno di starter d'erba. Catture meno di quelle della volta scorsa, secondo me, ma più importanti. Sono contento, nonostante si sia buggato tutto. Comunque tiro ottimo. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ti prego Gesù. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Preso anche Chikorita. E tra l'altro c'ho un fottio di caramelle Chikorita, quindi potrei pensare seriamente di farmi un altro Meganium. E guardalo di nuovo, è apparso il King della Lombardia. Nello scorso episodio era Zigzag, un asto giro e spill. Proviamo a prenderlo, tiro bene con la Pokéball. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa di decente. Speriamo che non sia il 15° spill che mi scappa. Occhio che scappa. Occhio che scappa. È scappato. Tu dimmi come io posso esistere. Tra l'altro, ragazzi, sto registrando questo video prima di vedere i vostri consigli nel video scorso, perché per registrare a casa mia ho solo questo giorno e poi sono via tutto agosto. È apparso qualcosa, Weedle. È apparso Weedle. Weedle, fammi la gentile cortesia di entrare nella... Oh, oh, orgasmo. Dove vai? Dove vai adesso? Cos'è apparso? Cos'è? AMMM. Meryl comunque. Meryl che ho già qualsiasi sua forma evolutiva esistente. Tua madre demente. Perché devo sclerare anche su Pokémon Go? Io pensavo, ti ho detto, non faccio le Nuzlocke, non sclero. No! Comunque, preso Meryl, andiamo a mettergli il preferito e poi lo libereremo istantaneamente appena chiusa la rec. No, io non so cosa dire. Io non so cosa dire. Un altro Bulbasaur. Io sono veramente allibito da tutto ciò. Sono allibito. Bacananas, proviamo a prenderlo. Gli tiriamo una Mega Ball, vediamo cosa succede. Ma io sono allibito. Porca di quella troia di tu. No, io non so. Preso, cara grazia, tra l'altro. Via, tra l'altro mi sto farmando le caramelle Bulbasaur, lo so, così almeno poi dopo mi potenzio Venusaur con molta calma. Allora, dovrebbe mancare poco alla fine di questa esca e per ora la catch è stata veramente utilissima. Abbiamo trovato un sacco di Pokémon utili, ma abbiamo, credo, ancora una cosa come 5 minuti, perché la Roma l'abbiamo attivato un po' dopo, per vedere come andrà avanti la situazione. Potrebbe ancora apparire un Pokémon di Cristo che potrebbe farmi tipo uccidere, però vedremo. Tra l'altro, nel mentre vi racconto come sono
sono messo a registrare. Cioè praticamente c'ho di fianco il vecchio computer, qui ho il mio, e in mezzo alle mie gambe, quindi in un posto abbastanza delicato, c'è un cassetto che se io faccio la mossa sbagliata divento donna. Cioè io apro sotto le mie gambe e mi trovo la tesina di maturità. Occasionalmente potrei pisciarci sopra. È apparso qualcosa? Cicorita. No vabbè ragazzi, io non so cosa dire. Io non so come reagire. Noi prendiamo cicorita, però io non lo so. Sono apparsi tutti gli starter d'erba. Matrico ad esempio, che devo farmi anche Sceptile. No? Non ti piaceva apparire Trico? No, dammi cicorita. Non me ne farò praticamente niente, ma dammi cicorita. Prendiamolo, dai, Megaball. Però gli ho fatto un tiro del cazzo, quindi se lo prendo adesso bestemmia. Mi fanno bestemmiare. Allora andiamo in chiesa, accendiamo un cero e poi sputiamoci sopra. Oh, ho preso cicorita, 309 DPL, abbastanza scarsino. I preferiti, creepy, i preferiti. Ghastly va benissimo, datemi Ghastly, che devo ancora completare sta challenge infame dei Pokémon di tipo spettro, che ne ho catturati 8 e non ne trovo mai altri. Vi prego, risolvete sto mio dilemma esistenziale. Datemi due Ghastly e sono contento. Dai che mancheranno 3 minuti a sta esca. Dammi qualcosa che mi faccia esultare come se avesse vinto la Champions il Milan, ti prego. Sì, cos'è? Nidoran, vabbè, ok, va bene. Nidoran femmina, ce lo facciamo andare bene. E tra l'altro devo farmi Nidorina, quindi nel dubbio gli do una Baccananas, che tanto ne ho 114. Vediamo se riusciamo a prenderlo. 3 giri, ok, perfetto. E potrei addirittura riuscire a farmi Nidorina, ma di questa cosa non sono sicuro al 100%. No, infatti, proprio no. Crobat! Fermi! Oddio, è apparso il Pokémon che dicevo! Il Pokémon che mi avrebbe fatto esultare! Crobat 672, che scarso che sei, ma Crobat! Allora, calma, sfruttiamo sto Crobat per farci un po' di caramelle nel caso poi ce ne volessimo fare un altro. Piano, Crobat. Ragazzi, non ci credo, Crobat. Non voglio crederci. Fai un altro giro. Oddio, l'ho preso, non ci credo. Ho trovato Crobat col modulo esca. Ho trovato Crobat, 20 caramelle Zubat, 1650 punti esperienza. Mamma mia, Crobat. Io godo tantissimo. 26 caramelle Zubat, ok, non riuscirò mai a farmi un altro Crobat, ma nel mentre c'ho Crobat. E poi Weedle, giusto per smorzare la gioia. L'avevo chiamato, ho detto, deve venire fuori quel Pokémon fantastico. È venuto fuori Crobat, io godo come un muflone. Preso Weedle, mettiamo nei preferiti anche lui, ma adesso sinceramente non me ne frega niente. Per ora possiamo anche aver finito qua. Ecco, fatemi sapere se preferite magari video di questo genere al chiuso o all'aperto, perché all'aperto c'è più ambient di sottofondo e magari sembra più carino. Al chiuso c'è meno ambient visivo, però c'è più pulizia dell'audio. Insomma, fatemi sapere voi nei commenti, perché non so ancora come fare questi video. Penso che avrei potuto fare questo video anche fuori nel giardino, però ho preferito provare qui per cercare qualcosa di diverso. Comunque è finita l'esca, abbiamo ancora 1:30 di aroma, quindi vedo se con 1:30 di aroma mi viene fuori qualcosa e poi facciamo un recap dei Pokémon ottenuti in questa catch. Niente da fare ragazzi, l'aroma non ci ha fornito nessun altro Pokémon, quindi andiamo a vedere un attimo chi abbiamo ottenuto in questa catch. Abbiamo Bulbasaur, Crobat, per il quale abbiamo risultato come se non ci fosse un domani, Galpin, Namel, Nidoran, Meow, Clefairy, Castform, altri due Bulbasaur, Cicorita, Meryl, Wishmuru, Weedle, Spill, un altro Cicorita e un altro Weedle ancora. Comunque ragazzi, io direi che questo video può concludersi qua. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Come al solito, lasciate delle critiche costruttive anche sotto questo video, in modo tale che io possa migliorare sia a giocare che in generale nel video. Premete la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video e passate, mi raccomando, dai social, molto importanti, perché sarà lì che vi aggiornerò sui miei movimenti in generale e su vari video contrattempi che potrebbero esserci all'interno del canale. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.